Ovviamente inizia la registrazione e parte l'aereo. Ma come mi sta simpatico l'aereo? Possa cadermi in testa se non fosse così. Ciao a tutti ragazzi, sono Sparvi e oggi siamo in un video molto particolare perché, come avete letto dal titolo, oggi parleremo delle mie esperienze paranormali. Mi si è impastata un attimo la lingua per un secondo. Lasciamo stare. Sì, oggi parleremo delle mie esperienze paranormali. Allora, ragazzi, piccola premessa che non piacerà a molti di voi e nemmeno a me piacerà. Io questo video qua l'ho già registrato in questa posizione. Totalmente a caso. Cioè, ho rivisto questa scena totalmente a caso e ragazzi, guardate un po' cosa passa davanti alla fotocamera all'improvviso. Allora, io non so cosa sia. Potrebbe essere un granello di polvere che è passato davanti alla lente della fotocamera, come potrebbe essere un orb. Cos'è un orb? Un orb è praticamente una carica di energia che, vabbè, ci sono tanti video, ad esempio come in Cacciatori di Fantasmi. Spesso si vedono queste particelle che scompaiono così, appaiono e scompaiono così dal nulla. E a me quella non sembra polvere, mi sto cagando sotto. Comunque, perché sto riregistrando questo video? Perché quello là non mi piaceva. Semplice. E poi perché così è molto più figo, vero? Ah sì, questa cosa che sto per raccontarvi è anche merito di Gaiam, che è una mia amica. Perché quando mi è successo ho detto: no, lo devo dire a Gaia, cosa cazzo mi è appena successo? Dicendolo a Gaia, e comunque, vedendo il suo video che ha fatto sulle sue esperienze paranormali, ho detto: cavolo, sai che però lo potrei fare anch'io? E porca puttana, lo potrei fare anch'io perché mi è successo anche a me. E quindi niente, grazie al video di Gaia, adesso io sono qua. Nel senso, grazie Gaia, passate al suo canale perché è molto brava a fare video. Poi me lo molli il 51. È vero, Gaia? E purtroppo siamo sulle mie esperienze paranormali. Cioè, è una in particolare, ne racconterò anche un'altra. Perché, ragazzi, soltanto due perché io sono un tipo abbastanza scettico, nel senso, se volessi includere anche le esperienze in cui con la coda dell'occhio, ad esempio, quando sei solo a casa, con la coda dell'occhio, vedi un'ombra. Se volessi includere anche quelle, non finirei più perché praticamente succede sempre. Però, appunto, sono un tipo scettico, cerco sempre di spiegare quello che succede in mente mia. E queste due esperienze non sono riuscito a spiegare. E io direi di iniziare. Allora, la prima non sono neanche successe così tanto tempo fa. La prima è successa proprio quest'estate. Stavo al villaggio Valtur Itaca Nosica, Rossano Calabro. Per chi mi segue su Instagram, il canale di Sparvi. Comunque già sa il posto. Non sa l'esperienza, sa con quel posto perché, vabbè, li pubblico tutto, storie e tutto. Seguitemi, perché faccio cose belle. E comunque, in questo villaggio ci sono stato una settimana. Era l'ultima sera. Lì ho fatto amicizia con molti ragazzi. L'ultima sera, che tra l'altro saluto se staranno guardando questo video. L'ultima sera io volevo stare un po' di più, nel senso, con loro, perché era appunto l'ultima sera, volevo fare un po' più tardi, e quindi sono tornato a casa verso le 2:30 più o meno. I miei stavano dormendo, mio fratello stava dormendo. Vado in bagno, mi svesto, metto il pigiama. Dopo essermi messo il pigiama, praticamente sul lavandino c'era il sapone. Prendo il sapone per lavarmi la faccia, faccio questo movimento, prendo il sapone, qua sta la mano. Quando lo sto per mettere, all'improvviso sento ho visto un'altra ombra. Ciao ombra, vuoi venire qui? Magari sto parlando con fantasmi, non lo so. Quando faccio così, sento dico brivido, ma non era un brivido, ragazzi, era un qualcosa che non avevo mai provato sulla pelle, era stranissimo. Chiamiamolo brivido, va, ma ad esempio quando ascolti buona musica, mi sono spaventato, quella è la mia faccia, ciao, c'è uno specchio lì, ma quando ascolti buona musica e ti vengono i brividi, tu riconosci quel tipo di brivido che ti parte dalla schiena, ti parte sul braccio, eccetera, eccetera. Questo qua non era un brivido. Questo qua era una sensazione strana di pelle, come se stesse passando qualcosa di freddo, di qualcosa di stranissimo vicino al braccio. Aereo, aereo. C'è l'aereo, l'aereo, diamo la precedenza agli aerei. E davvero me lo ricordo ancora perfettamente, ragazzi. Non me lo so spiegare, purtroppo. È una sensazione stranissima che mi è partita di qua per tutto il braccio, è durata per pochi secondi. Allora, cosa hai fatto quando hai sentito questa cosa? Beh, innanzitutto mi sono cagato in mano. Però non so cosa mi abbia subito fatto aprire praticamente sul telefono
ho un'applicazione. Questa applicazione l'ho usata anche nel video di cacciatori di fantasmi e praticamente ve la faccio vedere. Questa applicazione si chiama EMF Meter e praticamente sfrutta il come dire, un sistema nel telefono, basta messaggi, non so che nel telefono, che comunque serve per i campi elettromagnetici. Se io adesso vado su on, come potete vedere si accende, più il campo magnetico è forte, più arriva, può arrivare fino anche al rosso. Non è un'app finta, adesso ve lo dimostro non so cosa, avvicinando non so cosa. Ok, allora, questo è un cordless, questo è un telefono, questo è un questo è un cordless. Se io adesso avvicino il cordless al telefono, come potete vedere, si fa giallo, perché questo qua emette campi onde radio, amico. Non so il termine preciso, però emette qualcosa. Infatti, telefono. Ecco qua. Dietro al telefono si trova il dispositivo che permette di localizzare queste cose. Quest'app l'ho utilizzata con mio cugino nella casa abbandonata e sappiamo tutti come è andata a finire. Mi metto il link in descrizione del video della casa abbandonata perché dovete vederlo, cioè epico quel video. E purtroppo ho catturato anche lì un orb, un'ombra. Vabbè, lasciamo stare. Tra l'altro quella fa parte delle mie esperienze paranormali, ragazzi. Non è finto. Molti hanno detto è finto, è finto, è finto, è un video fake. E il motivo è perché io l'ho impostato inizialmente come fosse un videocomico. Vabbè, discorso a parte, posso assicurarvi adesso che quello, ragazzi, è un'ombra che è passata così. Me ne sono accorto con la coda dell'occhio mentre stavo editando. Quindi posso assicurarvi che sia vero. Cioè, oddio, non posso assicurarvi che sia un orb, un fantasma. Però posso assicurarvi che non ho toccato nulla, non ho fatto nulla. E quindi niente, non so cosa sia. Comunque, questa applicazione serve anche per i fantasmi, per vedere se ci sono variazioni anomale nei dintorni. Non so cosa mi abbia fatto subito accendere il telefono quando ho sentito questi brividi. Ho sentito i brividi, telefono, lo prendo, metto l'applicazione. Ragazzi, vado su on e i pallini arrivano subito al giallo e iniziava a lampeggiare. Tin, 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 tin. Cioè, immaginate i brividi, accendo, arriva sul giallo. Cosa avrà mai fatto Sparvi in quel momento? Sono uscito dal bagno cagato in mano. Semplice. No, vabbè, allora, praticamente, innanzitutto mi sono accertato che non ci fosse nulla nei paraggi che potesse alterare. Ma ragazzi, stavo nel bagno di una camera in un villaggio. Che ci può stare il lavandino, il sapone, l'asciugamano dietro, lo specchio. E una cosa che mi ha colpito è che, vabbè, innanzitutto, quando ho visto che non c'era nulla, sono uscito dal bagno ed era verde. Sono rientrato, verde, tutto scomparso, tutto finito. E però è stato abbastanza traumatico. Infatti, mi ricordo che non riuscivo a lavarmi la faccia senza guardare lo specchio, tipo. Più o meno è andata così. E non, vabbè, è inutile dire che mi sono addormentato alle 4 e mezza. Ma proprio perché avevo sonno, altrimenti non mi sarei mai addormentato. Inutile dire che il giorno dopo dovevo partire, sembravo uno zombie. Il giorno dopo nel bagno sono rientrato, metto l'applicazione, non c'era nulla, assolutamente nulla, nessuna anomalia. E quindi questo testimonia che non c'era nulla che potesse alterare comunque l'applicazione. Bene, ragazzi, racconto questo fatto a Gaia. Gaia mi dice che sua sorella, non so come sia arrivata questa notizia a sua sorella, ha detto che potrebbe essere stato un fantasma di passaggio, uno spirito di passaggio, non so precisamente cosa sia, vabbè, dal nome posso comunque intuire. E niente, questa è stata la mia prima esperienza. La seconda, sempre quando stavo in vacanza. Fortuna non succedono qua perché altrimenti brucerei casa e addio computer di Sparvi, addio Sparvi. Stavo nel letto a castello perché comunque in vacanza nelle camere c'è spesso il letto a castello. Vabbè, comunque stavo nel letto a castello, mi alzo, erano tipo le 8 di mattina, 8 e mezza, e stavano tutti dormendo, mia madre, mio padre, mio fratello. Vado in bagno e quando sto in bagno sento dei passi chiarissimi, ragazzi, chiarissimi. Ho detto ok, si è svegliato mio fratello, sta andando dai miei in camera da letto. Ma ragazzi, ma dei passi chiari, cioè proprio chiari, dei passi distinti. Io ero convintissimo che fosse mio fratello. Esco dal bagno, stavano tutti dormendo, ma proprio tutti tutti. Mio fratello stava nel bel mezzo, nel meglio dei sogni stava mio fratello. E questa cosa ancora non me la spiego. Giusto per la cronaca, non c'era né la signora sopra e né la signora giù. Ed era una casa isolata. Ok, ragazzi, queste erano le mie esperienze. Mi sto affogando, muoio. Niente, ragazzi, queste erano le mie esperienze paranormali. E se qualcuno sa cosa sia quella cosa che è passata davanti alla fotocamera, me lo dica. Come se poi fosse l'unico problema. Queste due cose che ho raccontato sono non nulla, cioè proprio niente. Ringrazio ancora una volta Gaiam, passatelo al suo canale. Vi ringrazio per la visione. Ditemi se vi piacciono i video così. Questo qua era un video senza copione. Di solito quando metto questo coso c'è un copione dietro. Comunque è un video un po' più elaborato. E niente, io continuo a vedere ombre. Morirò presto. Nulla, ciao ragazzi. Si è spammata attraverso un vocale quando io l'ho spammata. Lei non lo sa che l'ho spammata. Quando lo scoprirà si sentirà una merda perché si sta spammando leggermente tantino. Mi raccomando, mettete mi piace a questo video.
Si sta. Si stava aggiustando la situazione e poi passate al mio canale. Ma come ti permetti di spammarti sul mio canale quando io l'ho fatto tipo due volte? Soltanto con questo video ti ho spammato io di mia volontà due volte. Poi vedrai. È praticamente il video delle esperienze paranormali. Aspetta un attimo, guarda qua che figata.